Amici paesani e forestieri, sono Peppino Iannelli e mi presento con Lario Stornelli. E nato 45 barzelletti, vi voglio contare che le risate vi faccio scialare. Allora amici, c'era una pagolara che aveva tre cani. Allora i tre cani chiamavano un uomo, uno di Vio, un altro chiamava di Vio ancora e il terzo cane chiamava un altro di Vio cioè. Poverino, c'era uno che faceva la cacca nella parte. Allora la pagolara chiamava il primo cane, ti Vio, chi rispondeva che diceva Vio, che si cacava, piglia i segnali e i pantaloni e si sposta, o faccia, più lontano. Chiamo un secondo cane a pagolare. Ti vedi ancora, a fuori si faccia, o si faccia, più lontano, catta sono puzzo. Quando la pagolare chiamava il terzo cane, onde vedi chi, chi risponde a faccia, grazie alla caciofola, dopo che sono puzzo, dice. Barzelletta numero 2. Allora, subito non si viaggia in prima classe e seconda classe, lo sapete, no? Uno si faccia un biglietto in seconda classe. Vai subito e si settava in prima classe. Passò contro loro le facce. Biglietto, sì, dice, subito. Un biglietto. Dice, ma voi guardate, avete il biglietto, dice, per la seconda classe, dice. E qua c'è il prima classe. E mo come gli fare, dice, e pagavo il biglietto. Dove trovo? Posso libero per settare? No, dice, voi dovete andare più avanti. Dice, ma dove? Dove trovate, dice, la seconda classe? Perché voi avete un biglietto per la seconda classe. Allora si alza e va più avanti. O trova la seconda classe. Arrivando più avanti, trova una bella coppia che facendo l'amore. Allora quello dice, scusate, dice, qual è la prima o seconda? Quello risponde a faccia, se non ci rompevi le scatole, eravamo già alla terza, dice. Vado a letto numero 3. Allora, sempre sub treno c'era una bella guaglione con una minigonna. Passava un militare, visto una bella guaglione sub treno che aveva una bella minigonna, si avvicina e si sta toccando. Si innamorarono, cominciarono, si toccano, insomma, si trigono. Allora, un militare era bello, la guaglione era pure bella. Un militare, e piano, secondo, toccando, le mise a mano su la coscia la guaglione. La guaglione militare era bella, era bello. E le piaceva e si stava. Allora chiustava il militare, che allungava la mano, se ne caravava al punto giusto. Quando arrivava al punto giusto, le disse a Guaglione, ma io basta, dice, che mo arrivasti allo gasso. Risponde un militare e le disse, e dato che arrivava allo gasso, dice, ma hai il figlio che ti uova? No, le disse a Guaglione, con il fronnello impegnato, che stai facendo a sarsi? Barzelletta numero 4. Allora sapete che tempi antichi non aveva bagni e camminavamo tutti scazzi e senza mutande. Si sposarono una coppia e zitti. Ed è per un figlio. Questo figlio crescendo, vitta una notte a un padre che dio bagno nudo, senza mutande. Ha visto alcune cose che non andava e le disse al padre, papà, che è questa cosa che muove? Ah, figlio, una scopa. Papà, cioè quanto pagasti? Pagavi 1000 lire, figlio. Va buono. Dopo ancora mezz'ora, senza mamma, si è pure nuda e baciò il bagno. E il figlio vide pure qualcosa che non andava. E le disse a mamma, mamma, che è questa cosa strana, questa cosa che è questa cosa? Figlio, una scopa. Mamma, le disse il figlio, quanto pagasti? Pagavi 1000 lire, figlio. Ehi, mamma, le disse il figlio, ti imbrogliaro. Perché, figlio? Perché, papà, pagavi 1000 lire, con tutto umano così. Barzelletta numero 5. Allora amici, c'era una persona che aveva moglie incinta. Allora la portavo all'ospedale per partorisce, chiaramente. E le disse all'infermiera, dice, quando mia moglie c'è il bambino o bambina, quelli che nasce lo voglio subito sapere. Allora la moglie ha avuto un bello guaglione mascolo e le disse,
Sentite, dice, se voi l'avete, l'avete a piacere, dice, vostra moglie è per un bello vogliono mascolo. Fa lui, per forza, vedete, dice, perché io ho queste belle muscoli, dice, questo bello fisico, dice, perché sono ci mascolo? Dice, va bene. Sino che Dio tornò, un altro figlio mascolo ancora. Sentite, dice. Dice, hanno avuto ancora un altro figlio mascolo. Per forza, dice, vedete che fisico, dice, che bello, dice, belli muscoli, dice, con questa bella canna fumaria. Dopo ancora, un altro figlio mascolo. Ma sentite, vedete che adesso sono 13 che ne ha avuto già vostra moglie, 3 figli mascoli. Per forza, dice, vedete che canna fumaria, dice, che muscoli, dice, che fisco, dice, no, dice. Con questa bella canna fumaria, dice, questo fisco e questo muscolo, dice, perché sono usciti 3 mascoli? Risponde a me e le disse, e cerco vuota la vese canna fumaria, che la vita lorda, che ne sono ti nigri, dice.